Oggi all'apertura del Consiglio Comunale è stata ricordata la figura di suo marito Giovannino Pettinaro. Cosa ha provato? Guarda, io sono emozionatissima, ringrazio questa città, il sindaco, i consiglieri e tutta la cittadinanza per questo ricordo bellissimo di mio marito. Una persona straordinaria che a questa città ha donato tanto del suo tempo, sia come poeta, come letterato, come storico, ma soprattutto come dirigente scolastico. Lui nelle sue scuole, ed è una delle scuole, la scuola di Mauro Leng, su a Villa Mosca, ma anche tutte le altre scuole elementari che lui ha diretto, nelle sue scuole ci sono gli atelier, che sono delle palestre di creatività per i bambini. E questa è una cosa, l'ha portata grazie anche a una cultura europea e nazionale, come il famoso Reggio Children, e oggi lui doveva, è stato iscritto ad honorem purtroppo perché è scomparso, a Teramo Children, che è un'associazione di mamme ed educatori che si occupa appunto dell'educazione dei bambini, ma oggi non il futuro, come lui amava dire, i bambini non sono i cittadini del domani, sono i cittadini di oggi in tutte le età della vita. È stato anche consigliere comunale. Sì, lui aveva un'alta concezione della polis, tant'è che mio figlio ha citato più volte, perché lui bacchettava molto, insomma, in casa, quando si disprezzava la politica, perché la politica non è una cosa sporca, io lo dico tra virgolette, insomma, nell'accezione più negativa. Invece è l'arte più nobile, tant'è vero che nell'antica Grecia la polis si svolgeva nella parte più alta della città, dove si faceva cultura, dove si faceva teatro, dove si dovevano discutere le sorti del futuro della città e quindi presente e futuro. Per cui lui assolutamente ammoniva coloro che volevano distruggere l'immagine. Se c'è la corruzione, se ci sono, è un'altra storia. La politica è l'arte più nobile di tutte le arti.